Oh, dove guardi? Dov'hai? Ciao cari disegnatori, oggi volevo parlare di una cosa sia interessante che importante e penso che per chi disegna, come voi, spero, sarà un suggerimento o qualcosa di molto utile. Io penso che sia molto importante stampare i propri disegni, o almeno conoscerne la destinazione. La destinazione spesso può essere soltanto Instagram, ma in quel senso ogni tanto è buono uscire dallo schema digitale e prevedere un disegno, per esempio, da appendere in camera vostra. In questo caso io mi sto per traslocare, ho trovato un'altra casa che mi piace di più, che non cade a pezzi come questa, e ho già diversi quadri stampati. Ma se ne facessi uno appositamente per tale evento? Sapete cosa succederebbe? Sai cosa succederebbe? Succederebbe che inconsciamente noi disegnatori, siccome siamo un po' stupidi, se sappiamo che il disegno andrà a finire su un muro, specialmente di casa mia o peggio ancora per un cliente, stai sicuro che ti impegnerai 10 volte di più. E forse è per questo che è importante, appunto, stampare i propri disegni. Se tu sai che finirà in camera di un tuo parente, in cucina, dove diavolo è, metterai un impegno un po' più diverso nel disegno. Quindi io direi appunto andiamo a fare questo disegno. Chi è questo matto di un cane matto? Chi è questo matto di un cane matto? Che buio in codesta casa! Questa telecamera si comporta quasi meglio di quest'altra e questa la uso per lavoro e costa qualche migliaio d'euro in più, ma la Canon è sempre la migliore, porca zozza. Pii! Tra l'altro mi è venuta un'idea. Non so perché agli artisti in generale, soprattutto quelli su Instagram, piace sempre disegnare il vicolo tipico del Giappone, la stradella di Tokyo, la stradella del paesino in campagna in Giappone sempre. C'è sempre questa fissa col Giappone che capisco, perché ci sono stato 2 volte, ma dopo tutto noi viviamo in uno dei paesi più belli del mondo, o sbaglio? Quindi sapete cosa farò? Uscirò, andrò in giro per l'Italia per cercare il vicolo perfetto per questo disegno. Viaggerò in lungo e largo, a piedi, in bicicletta, treno, quello che è. Oppure vado semplicemente su Pinterest e mi comporto davvero artista introverso che sta rinchiuso dentro casa. Let's go! Tipo così, bello questo scorcio, bello questo scorcio. Non saprò mai di che posto è, di dov'è, che cos'è. Qui già vedo che il movimento viene verso di me, quindi ragazza che passeggia con borsetta in spalla o ragazza che passeggia con zaino ci può stare, o ragazza che passeggia con fotocamera che guarda in alto. Ah, è vero, brava, cerca il nome del ristorante, la botte è piena. Trevignano Romano. Quindi questo è il vicolo che ho scelto. Tra l'altro, ora che ci penso, non ho mai disegnato una Vespa, cosa abbastanza preoccupante secondo me per un disegnatore che vive in Italia. Ed è anche un'occasione per disegnare qualcosa di metallico, colorare qualcosa di metallico, che è sempre un po' challenging per noi disegnatori. E questo è un suggerimento che do anche a voi. Se scegliete una foto di riferimento, di solito, e è capitato anche a me, dite: ah, questa è un po' troppo difficile. Cercate sempre un qualcosina di più del vostro livello, no? Proprio perché sennò non migliorate. Ovviamente andremo in live e tutto con questo disegno, quindi andiamo. Che dite? Volete un po' di vaga lezione prospettica mentre che faccio? L'anima dell'insegnante. Prima faccio una leggera bozza, no? Più o meno per capire i miei volumi, dove vanno, no? Questo più o meno sta oltre la metà, finisce il palazzo. Quindi diciamo che finisce qui. Quindi inizia un altro. È vero che c'è un po' di dislivello, no? C'è un po' di casino, ma per ora io lo farò abbastanza piatto, perché poi lo farò poi dislivello in caso. Qui la finestra mi sembra che abbia questa angolazione all'incirca, no? A parte che il mio riquadro qua è più stretto, quindi devo stare attento a questo. Facciamo finta che la finestra sia più o meno qua. E questa è la linea della mia finestra, più o meno. Quando già ho 2 linee che mi dicono più o meno la direzione, già posso più o meno trovarmi, no? Il mio punto di fuga. E qui finisce fucking fuori dal coso, ma a occhio posso dire che la linea dell'orizzonte mia è qua. Questa è la mia linea dell'orizzonte. Adesso mi farò una sorta di inquadratura per quello che è dentro e quello che è fuori. La mia finestra, più o meno la taglio qua. Quindi qui ci sarà il mio disegno qui dentro. Benissimo, ho trovato il mio punto di fuga, la mia linea dell'orizzonte. È una griglia. Wow, che figata la griglia! Sì, è una gran figata. Le posso dire che è una gran figata la griglia. Questa è una gran bella griglia. Poi la prendo e in base alla mia prospettiva me la distorco. Me la distorco, fratema.
Così più o meno già c'ho un senso di misura, no, all'interno del mio muro. Almeno questo qua che è più in primo piano, magari non ce ne avrò tanto bisogno di questo qua dietro. Me lo posso fare anche qui dietro, tanto è piatto, faccio così, bam. Forse anche un po' lo sto facendo a occhio, ovviamente, cioè non è che sto a impazzire per queste robe. Cioè, se volete imparare una prospettiva misurata, tipo quella che io ho imparato architettura, serve fino a un certo punto. Per esempio qui sono tutti sanpietrini, quindi non so se mettermi la griglia anche sul pavimento, no? Posso farlo, ma non mi costa nulla farla, no? E più o meno c'ho già una base da cui partire, c'ho già una bella griglia, no? Cioè il resto lo ottengo con la classica prospettiva. Per ora questo è un ottimo punto di partenza. Abbiamo quindi la nostra bozza di questo bellissimo vicoletto italiano, abbiamo anche aggiunto un gattino, perché no? E se qualcuno di voi ha seguito i miei disegni degli ultimi 2-3 anni, sapete che io sto andando molto più spesso di colore diretto, ma non questa volta. Questa volta, anche per scopo di esercitazione e di dettaglio, andrò d'inchiostro, farò una bella line art, bella dettagliata, e sicuramente me ne pentirò, perché ci sono i sanpietrini, ci sono i mattoni, ci sono un po' troppe pippe, che poi sia anche con il colore che con l'inchiostro, forse mi voglio male. È un po' l'inculata anche mia che è stata nell'ultimo anno. Fai tanti lavori che non puoi postare, cioè ti dicono non postare. Poi quando escono, ti scordi pure che sono usciti. Tanti lavori arena, li ho scoperti, cioè perché anche loro si dimenticano di dirmelo. Oh, è uscito un costume e poi hai lavorato tu, no? Ogni tanto faccio così, vado nel sito, nel negozio, tipo, bah, peccato uno. Cioè, questo non sapevo che fosse uscito. Ma che roba? Uscito, così. E io non lo so, quindi dovrei, capito, adesso ricordarmi, ok, adesso posso postare la grafica, magari faccio uno screen a questo bambino. What do you mean by that? Alla grafica originale c'era anche la versione per femmina, era uscita prima di questo, se non sbaglio. Cioè, guarda questo con i pupini, questo sempre sono i miei disegni. Ecco, tipo questo, bam, un altro, con gli scacchi, che carino, eh? Questo semplice, con i gattini che nuotano dentro. Cioè, devo andare io a vedere, oh, ma è uscito qualcosa che ho fatto, ma questo l'ho fatto più di 2 anni fa, capito? E quello è il problema di lavorare in alcuni campi di questo tipo, che tu fai una roba e poi te ne devi dimenticare. Cioè, ok, questo uscirà nella Fall Winter 2026. Vabbè, ciao. Sono pietre di tante forme, alcune molto piccole, alcune molto grandi, alcune sembrano quasi dei mattoni. Ed ecco quindi il risultato ottenuto tramite questa magnifica line art, che ha richiesto un sacco di tempo. Molto più però sarà il tempo che richiederà colorare il disegno, tant'è che vi anticipo che questo è il peo del futuro, ma il peo del passato ci ha messo circa 2 settimane a fare questo disegno. Troppo, ve lo dico io, troppo, sì, sono d'accordo, ma anche perché ho detto lo voglio fare esclusivamente in live. Quando inizio un disegno in live su Twitch o dov'è, non mi va di portarlo avanti da solo, quindi non è che ho disegnato tutti i giorni per 2 settimane, sia chiaro, letteralmente 1 ora e mezza, 2 al giorno ho dedicato a questo disegno. Finiamolo, ma già che ci siamo, vediamo e ripassiamo qualche tecnica di colorazione per questi tipi di disegno. La prima cosa che faremo sarà fare tutti i colori piatti, quindi scegliere i colori. Oh Gesù, che pippa, ma quanto sono stronzo che sto facendo sta roba. Più lo faccio, più ci penso e dico, minchia, sono stato stronzo. Inizio ad essere davvero stanco con sta faccenda. Ce la farò a finire sto muro? Mamma mia, ma ho selezionato così poco? Pensavo di essere almeno a metà, Cristo d'un Dio. Manco a metà. Madonna de Dio, chi me lo fa fare? Perché lo sto facendo? Sono uno stronzo. Gesù Cristo! Dai, che ne vale la pena. Ne vale la pena. Beh, ne vale la pena. Credi in te stesso. Hai voluto fare i sassi. E adesso li colori. Ne vale la pena. Dai, cazzo. E quando vedrai i sassi tutti finiti, dirai, mamma mia. Tutto il tempo che ci ho messo a colorare i sassi, mamma mia, se ne valsa la pena per i sassi. Io adoro i sassi, cazzo. Ne valsa la pena, signori, secondo me sì. Dai, guarda come poppa fuori, sti sassi. I sassi! Dio Madonna.
Dopo aver scelto i colori faremo un livello che imposteremo su moltiplica di colore azzurrino in modo che la mia ombra ottenuta sia fredda e decideremo la direzione di luci e ombre quindi. Allora, quando è giorno sotto il sole, Pasquiz, vedi, io ho usato questo azzurrino qua, senza abbassare l'opacità. Cioè, se vuoi già un'ombra che puoi controllare solo con il colore, senza perdere tempo con abbassare l'opacità, mantieniti chiaro, capito, più o meno a questa altezza qua, ok? Poi, dipende quanto la vuoi fredda, ti muovi verso destra. Di solito, una volta fatto questa operazione, faccio un ultimo livello su in cima a tutto e vado a colorare sopra ogni cosa proprio come se fosse un dipinto, senza paura. Quella si chiama fase di rendering. Questa però obiettivamente dai, è la parte più divertente di un disegno, quando stai lì cazzaggi col colore, è davvero il top. Prende di tridimensionalità, c'è un sacco di pieghe e spiegazzature, no? E per come io lavoro quando vedo i tessuti è che cerco di immaginarmi dei poligoni, no? Soprattutto per oggetti di questo spessore, questo materiale qua, tipo il piumino che è un po' rigido, no? Cazzo, ancora non ho fatto i lacci! Ancora non ho fatto i lacci! Adesso signori, la cosa... Ehi, dove vai? Abbiamo fatto questo disegno finché venisse stampato per metterlo nella casa nuova, quindi mandiamolo in stampa. Io utilizzo un sito che, se volete ve lo lascio in descrizione, ma non è che mi paghi niente di che, è quello che utilizzo sempre perché se ordini una stampa, più in là chiedi la consegna e meno ti costa. Se voglio che mi arrivi domani mi costa tanto, se voglio che mi arrivi fra una settimana mi costa poco. Ed è così che farò. Quindi ci vediamo direttamente nella casa nuova una volta che sarà arrivato questo magnifico pezzo. Adesso vi do un leggero schiaffetto. Pum. E mi voglio muovere a finire questo Cristo di disegno, però ormai siamo partiti che lo facciamo bene, lo finiamo bene. Abbiamo fatto i sassi, abbiamo fatto i mattoni, abbiamo fatto le peggio madonne per questo disegno. Quindi non ci sono scuse per il resto, si farà bene. Si farà bene, si stamperà con soddisfazione, non con dubbio, non con l'accontentarsi di dettagli sbagliati. Filtro, papà, galleria sfocatura, sfocatura diaframma. Oh signori, ma mi sa che ci siamo, perché voglio sfocare ancora di più questo buco qua. Allora signori, questo è il risultato con la sfocatura, dove qui è molto più sfocato rispetto a qua. No, non puoi aver finito, non ci credo. Questo è il materiale su cui a me piace stampare. Se qualcuno di voi interessa questo sito, fare stampe dei vostri disegni, questo è quello in cui io mi trovo bene. Quanto è grande 140? Lo voglio gigante questo. Allora, questo è il quadro di casa, no? Che sta lì. Cioè, questo c'è il mio dito, vabbè. 140 sono tanti. Cioè, bello grosso. Eccoci qui, signori. Questa è quella che sarà la nuova casa. Vedete, non c'ho neanche i lampadari, quindi ho dovuto mettere una luce di studio. Ma la cosa più importante è che, voilà, è arrivata la mitica stampa, signori. Diamogli bene uno sguardo da vicino. Devo dire che l'effetto sfocato dietro, quando è stampato, ha un che di molto molto picco. Ve lo posso dire? Ve lo posso confessare? E io, per chi è stato in live, sa quanto ci ho messo a dare questo effetto sfocato. Perché non ci ho pensato prima a farlo, quindi ho selezionato ogni cosa che non doveva essere a fuoco, manualmente. E questo disegno sarà attaccato proprio qui, in questa magnifica cucina. Non avere paura, matto di un cane. È solo una fotocamera. È matto di un cane. A me. Zitto. A me. Vediamo bene il disegno con tutti i suoi dettagli, va? Allora, quando la telecamera con l'autofocus capta il viso che tu hai disegnato, vuol dire che hai disegnato bene un cazzo di viso, ve lo dico. Wow, che belle scarpe, signorina! Na-na-na-ra-ta-ta-ra-ra. Quindi signori, come concludere bene questo video se non ricordandovi quanto sia bello e importante stampare i vostri lavori? Cioè qui, appena inauguro la casa, la riempio di amici, ad esempio, di parenti, prosecchino, capito? Cocktailino, e tutti vedranno tanti dei miei disegni appesi. E chissà che qualcuno mi dice, oh, ma me lo stampi pure a me? Ti guarda, costa così? Certo, prende un valore diverso perché lo fai vedere più facilmente ed esce dal cacchio di telefono, che è la cosa più importante. Grazie di essere stati con me fino adesso. Io vi invito a venire su Twitch
nel mio omonimo canale, dove facciamo questi disegni, dove proprio adesso stiamo disegnando un murales, cioè stiamo per dipingere un muro in questa sala gigantesco. Non so quanto ci metterò giorni, ma lo faremo sempre in live. Inoltre sto cercando di creare una community di artisti giovani attiva, che si aiuti a vicenda in modo onesto e piacevole. Quindi se vieni in live puoi entrare a far parte di un gruppo Telegram dove si chatta molto, di un subreddit dove puoi postare i tuoi disegni e tutti ti danno la loro opinione, dove ti puoi conoscere con altre persone come te che hanno questo sogno, questa ambizione, vi potete scambiare informazioni e tante belle cose. Quindi ti aspettiamo caldamente su twitch.tv/electricpearl. Questo è quanto, bambini.